Ciao a tutte ragazze e ragazzi, questo è un video sul fai da te e faremo un bracciale con della carta e del nastro adesivo. Dovete semplicemente prendere un nastro adesivo terminato, della carta di giornale, potete scegliere qualsiasi tipo di giornale, qualsiasi tipo di carta. Io sto utilizzando ad esempio questa dell'IKEA, in quanto all'estremità, come ben vedete, ci sono già delle striscioline di una grandezza a me consona, che è all'incirca di 6 mm, di tutti i colori possibili e immaginabili, ma voi potete tranquillamente prendere appunto qualsiasi tipo di rivista e ritagliarla. Dopodiché avrete bisogno di un paio di forbici in modo da ritagliare appunto queste striscioline di carta, della colla Vinavil con il quale incolleremo e proteggeremo alla fine il nostro bracciale, e un pennello. Semplicissimo quindi. Iniziamo subito. Inizio con il mettere un po' di Vinavil su un pezzettino di carta in modo da agevolarmi il procedimento e avere subito a portata di mano la colla da poter utilizzare. Dopodiché prendo con il mio pennello un pochino di colla, lo intingo e lo vado a passare a piccole porzioni sul mio nastro di carta terminato, sia dalla parte esterna, sempre a piccoli tratti, perché faremo questo lavoro piano piano, sia nella parte interna, perché l'obiettivo è quello di avvolgere il mio nastro di carta con delle striscioline di carta. Quindi ho scelto il colore arancione e lo vado ad inserire nella parte interna, una prima estremità, e piano piano faccio aderire tutta la superficie della mia strisciolina di carta sul nastro adesivo, facendolo leggermente accavallare l'uno all'altra, proprio in una maniera impercettibile, quasi 1 mm, e proseguo con un'altra strisciolina, sempre dalla parte interna, in questo modo. Una volta terminato, vado a cambiare colore. Io ho utilizzato un verde, quindi ho creato due estremità arancioni in questo modo, e poi ne creerò un'altra verde e un'unica strisciolina di questo bellissimo colore azzurro, che fa un po' da spezza un poco questi due colori da movimento. E questo è il risultato terminato. Per dare più precisione, andiamo a sistemare la parte interna tagliando una strisciolina di carta del colore che desideriamo. In questo caso io scelgo il verde, della stessa misura. Mi avvalgo quindi dell'aiuto di una squadretta e traccio una prima linea nella parte alta e una seconda linea nella parte bassa. In questo modo devo controllare comunque l'altezza di questa fascia, che corrisponde esattamente all'interno del mio nastro. In questo modo. Una volta tagliata, la strisciolina che andrò a inserire all'interno, posso proseguire passando la colla leggermente, proprio molto leggermente diluita, nel retro della mia fascia, della mia striscia verde. Applico la colla anche nella parte interna del mio nastro, avvolgo in questo modo, inserisco e facendo molta attenzione vado a stendere questa striscetta di carta, appiattendola il più possibile per evitare che si creino delle bolle. In questo modo. Come voi ben vedete, qui manca una piccola parte, quindi ritaglio un pezzettino della mia striscetta verde e la incollo tranquillamente. Questo è il risultato finito. Adesso dobbiamo invece proteggerlo. Possiamo farlo attraverso una soluzione, questa che si utilizza per il decoupage, protettiva,
o semplicemente una Vinavil, datone una serie di passate, almeno un 2-3 passate, dopo da una cuscicatura e l'altra, e il bracciale praticamente è terminato. Vi lascio le foto, un bacio e alla prossima, ciao!